Ciao, eccomi qui a Kuala Lumpur, è sera, sono sul tetto del palazzo in cui ho preso l'appartamento. È veramente uno spettacolo, guarda che meraviglia. Ebbene, sono qui per farti un annuncio molto molto importante. Ho iniziato a scrivere un libro oggi, proprio poco fa. Devo dire che sono stata leggermente sollecitata dall'Arcangelo Michele questo pomeriggio. Mi sono messa in meditazione ed è subito arrivato, devo dire, con dei modi piuttosto bruschi, perché ha iniziato a sgridarmi per il fatto che era già un pochino di tempo che dovevo fare questo passaggio, perché si tratta proprio di raccontare una visione che mi è stata data un po' di tempo fa, che ha messo ancora più chiarezza nella mia missione. È qualcosa veramente di meraviglioso, di eccitante, di cui sono veramente felice. Nonostante questo, avevo un po' di resistenza nel mettermi a scrivere. Perché? Perché in realtà non sapevo bene da dove iniziare. L'anno scorso, magari lo sai, avevo iniziato a scrivere un libro, l'avevo anche completato, ma c'era qualcosa che mi mancava. Non c'erano tutte le cose che mi sembrava importante portare in questo libro, comunicare. C'era un pezzetto proprio che mancava anche a me, e quindi semplicemente l'ho preso e l'ho messo da parte. Quindi io sapevo che dovevo scrivere, ma si trattava di riprendere quel libro, di scriverne uno nuovo. E da dove dovevo partire? Non avevo idea. Io finora ho scritto solo l'ebook, che magari hai già letto. Ebbene, questa mattina l'Arcangelo Michele mi ha presa, me ne ha dette due delle sue, e mi ha detto: devi iniziare oggi, ma non domani, proprio oggi. E diciamo che ho usato una serie di stratagemmi per bloccarmi in casa. Intanto c'era una brutta giornata, ma questo non era sufficiente. Mi ha fatto stare male, quindi non potevo uscire. E quindi ti dico, ha creato una serie di circostanze perché io rimanessi in casa. Ebbene, ce l'ha fatta. Sono rimasta in casa, mi sono messa lì e alla fine ho iniziato a scrivere questo libro, e sono veramente felice perché devo dire la verità che sta funzionando esattamente come mi ha detto. Io non sapevo proprio da dove iniziare, infatti non so che cosa scriverò, perché finora quello che ho scritto è stato dettato, ma parola per parola. Infatti ho scritto l'introduzione senza sapere neanche che cosa scrivere. Mi sono messa lì e parola per parola mi arrivava. L'ho scritta e sono molto sicura, sono sicurissima che tutto il resto del libro arriverà, perché è una vera e propria esperienza scriverlo, nello stesso identico modo. Quindi è con grande gioia che ti faccio questa dichiarazione che sto scrivendo questo libro. Non so come lo pubblicherò, se lo farò pubblicare, se lo pubblicherò io, non ho la più pallida idea, ma intanto lo sto scrivendo, e lo sto scrivendo sotto dettatura, e questo è una cosa che mi dà immensa gioia, perché sono ancora più sicura e ancora più convinta che ci saranno le parole perfette per trasmettere quello che va trasmesso e per trasmettere questo grande, grande progetto di cui sono onorata di essere portatrice. Quindi seguimi, perché nei prossimi giorni magari arriveranno altre informazioni. Ti mando un grandissimo, grandissimo abbraccio da questa meravigliosa città piena di energia. È raro che una città mi piaccia così tanto, perché in genere io amo stare in mezzo alla natura, nel silenzio. Eppure questa città è piena di energia, e le sono veramente grata, perché ha permesso questo miracolo finalmente di avvenire. Ti auguro una meravigliosa serata. Qui è già notte, sono quasi le 10, e a prestissimo. Ciao!